Due. Una. Una. Permettere. È 2000 pesetas. Dai, Jordi, su, tocca a te. Più 2000. Per me va bene. No. È troppo per me. Avanti, Jordi, che cos'hai? Non bleffi mai tu. Beh, chi è fortunato al gioco? Oddio. Che ti prende? Celia. È il nostro anniversario. Ah, congratulazioni, quanti? 7. Cazzate, se non siete neanche sposati. Non convivono nemmeno. Appunto per questo, devo curare di più i dettagli. E a questo punto? Ma che ti ha dato di volta il cervello? Scusate, io devo andarmene. Tu non ti muovi, stai vincendo troppo. Jordi, ma dai, ci stai spennando. E va bene, un'altra basta. Una sola. Ma è isolato. Non si può interrompere la partita ogni momento. Il telefono è isolato. Ma... Dammi. Ma è muto. Ma io che ho detto? Calmati però. Me l'hanno tagliato. Tagliato? Risponde il 3187856. Lasciate un messaggio dopo il segnale, grazie. Celia, ci sei? Per favore, Celia, rispondi. Devo parlarti, posso spiegarti tutto, è stata una fatalità. Salve, risponde il 3187856. Lasciate un messaggio dopo il segnale, grazie. Celia, per favore, ti supplico. Aprimi, devo parlare con te. È tutta la notte che sto qui fuori, fa freddo. Celia! Salve, risponde il 3187856. Lasciate un messaggio dopo il segnale, grazie. Celia, m'hai punito abbastanza ora. Lo so, sono un irresponsabile, però chiamami, per favore. Salve, risponde il 3187856. Lasciate un messaggio dopo il segnale, grazie. Celia, sono le 3 del mattino. T'ho chiamato tutti i giorni, a tutte le ore, possibili e immaginabili. Non stai esagerando adesso. Salve, risponde il 3187856. Lasciate un messaggio dopo il segnale, grazie. Celia, non so se ci sei o no, ma se volevi distruggermi, ci sei riuscita perfettamente. Un altro. Si sfoghi, coraggio. I suoi problemi, le sue pene, perché beve come una spugna, insomma. Le cose di sempre, senza timore. Sono tutto orecchi. Io non racconto la mia vita agli estranei. Molto bene. Senta. Lo sa che la mia ragazza mi ha piantato? Non mi dica. Andava tutto bene. Andava bene, andava da Dio. Da 7 anni durava. Cominciavamo a conoscerci.
Di colpo ha preso il largo. Perché è successo? Senza perché, davvero, così. 7 anni di felicità. Sfumati. Un altro. Senta, col conto a quanto siamo? Beh, perché non se ne va a casa? Non se ne parla. Farò qualcosa di molto meglio. Me ne vado a casa. Bravo ragazzo. Quanto devo? Niente. Lei sì che è un amico. Una persona sensibile. Il conto lo paga quella signora. Accidenti. Che tuoni. Accetto l'invito perché sono un vero signore, sia chiaro. Non mi piacerebbe che si facesse un'altra idea di me. Certo. Bene, io devo andarmene. Naturalmente. Domani mi alzo presto e... Ma sì, capisco. Io non vado a casa degli altri così come se niente fosse. Tantomeno da gente che non conosco. Ho detto andiamo da me per caso? No. Dove mi porti? Ora lo vedrai. La mia ragazza mi ha piantato. Vuoi asciugarti le lacrime? Tentavo un po' di conversazione per fare conoscenza. Salve! Dove andiamo? Dove siamo? Dov'è che andiamo? Dove siamo? Scenda. Ah, e sono 300. 300? Per favore. Ah. Adolfo!
Ricordami di regalarti una bella sveglia. Scusami, non ci sto con la testa oggi. Non ci stai con la testa? Hai delle occhiaie che te le raccomando. Mi dispiace. Va bene, non importa. Qui c'è ogni ben di Dio per tutti i gusti. Donne splendide, eh? E in carne. Si vede che mangiavano bene. Che ti prende? Odore di femmina. Non sarai certo tu l'unico. Congratulazioni, Jordi. Racconta. I dettagli tecnici è tutto di tutto, dai. Racconta. Beh... Ah, non so... Meglio. Quando una donna si spreca in parole si sa che non funziona. Questo è il guaio di tutte le mogli. Allora, com'è andata? Al principio, cominciamo col fare un... Oh, lo sai? Non avrei mai pensato che fosse possibile. Nella realtà, voglio dire. E alla fine, beh... Forte, alla fine, forte! Senti... Dov'è questo gioiello? Non ne ho idea. Si è squagliata prima che mi svegliassi. Allora devi trovarla. Perché una donna capace di sconcertare te deve essere una cosa seria. Non si può essere tanti indolenti. Perché no? Perché quando stai dietro a una donna devi essere energico, usare tutta l'adrenalina di cui disponi, sai, intenzione, capisci? Io non ho istinti così primordiali. Io sì, invece. Sono quasi a livello dell'uomo di Neanderthal. Prendo quello che mi capita. La storia dell'Homo sapiens è un'invenzione modernissima. Io credo che non sia neanche in fase sperimentale. Eh? Oh, quante vitelline di primo latte, guarda. Guarda che branco. Ehi, non creda ai miei occhi. Che meraviglia. E Nelly? Non pensi mai a Nelly? Ma tu confondi due cose completamente diverse. Io amo mia moglie. E se ti lascia? Non ne ha nessun motivo. Caro mio, il nostro matrimonio funziona perfettamente. E poi io non la trascuro. E se facesse quello che fai tu? Guarda il movimento di quelle gambe. Questo è improbabile. Lo sai com'è difficile per le donne a partire da una certa età. Noi uomini utili non siamo liberi e quelli liberi sono gay. E in che categoria rientro io? Quella degli inutili. Per questo t'ha lasciato seria. Almeno io non la tradivo. Per forza. Non vivevate insieme. Salve, mi sbaglio o noi ci conosciamo? Io credo di ritornarci. Sicuramente, dal maggio del 68. Perché? Eri già in circolazione? No, me l'ha detto mia madre. Ah. Senti, le pitture che restaurate sono della tua epoca? Puoi approfittarne. E tu hai l'età che dimostri? Tu che dici? Jordi, vado e torno. Beh, al più tarderò qualche secondo. Coraggio, più forte! Tirate fuori tutta la forza che avete, tutta fuori! Andiamo, andiamo, Lucia! Lui è lui, io sono io! Carmen! Non siamo due! Celia! Non sono io! Io sono io! Lui è lui! Non lo salverò da se stesso! Io non sono responsabile di lui! Io sono io! Lui è lui! Siamo uno! Siamo due! Tutta la forza che avete! Io sono io! Tiratela fuori tutta! Siamo tutta! Siamo due! Io sono io! Lui è lui! Non siamo uno! Siamo due! Deve ricordarsene! Tutta vestita di nero! Provi a dare un'occhiata qui intorno! Ma perfino offerto da bere. Lei è fortunato, signore. Era seduta lì. Lì, vede? Vicino alla colonna, sì. E le ha offerto anche da bere. Esatto. Si ricorda? No. Come no? Faccia uno sforzo, la prego. È lei che deve fare qualcosa, non fa che perdersi le donne. No, non sono io a perdermele, scompaiono. Con quel che costa trovarle, le donne. Ci sposi, allora? Beh, non c'è bisogno di portare le cose a queste estreme. Cameriere? Sì? Che desidera? Un cuba libera. Un ghiaccio? Due cubetti. Bene. La prego, se la vede, mi avverta. No, lascialo, è mio! Santa! T'ho detto che non...
li riprende mentre se le danno e poi va a vendersi il video a scuola. Non ci sono più i riformatori? Oh, tu aspetta e vedrai. No, non vedrò niente. Sì che vedrai, sarai insopportabile, diventerai una pappamolla come tutti i padri. Ne dubito. Non c'è qualcosa di più sostanzioso? Un pochino di cognac? Ehi, ma come fate a sopportarmi? Non farti illusioni, tanto lo so. La paternità è senza ritorno, ma ha le sue gratificazioni. È sempre lei che vince? Di solito sì. Già. Ancora senza notizie di Celia? Come se l'avesse inghiottita la terra. Riapparirà, tutte riappaiono. Tu sta zitto. Io vorrei sapere perché se n'è andata. No, non cominciamo, eh? Lo sai perfettamente. Non essere ingiusta con me. Io non le ho mai promesso niente. Sbagli. 7 anni di relazione sono come una promessa tacita. Lei era d'accordo? Qualunque donna spera di fare un progetto di vita col suo partner, sia come sia, capisci? Ma uno ne avevamo. Sì. Dovevamo andare in vacanza ai Caraibi. Ma per favore, quelle sono 4 scopate tropicali. Non è un progetto di vita. Un progetto di vita è quello che abbiamo lui e io. Sì, tesoro. Lo vedi? Ci sosteniamo e ci appoggiamo l'una all'altra. Abbiamo una casa e dei figli, un conto corrente in comune. Un conto corrente in comune? Sì, ma abbiamo anche fedeltà e lealtà, le cose più importanti. Io sono la donna della sua vita, l'unica. Però c'è anche mia madre. Mi rallegro molto con tutti e due. Congratulazioni. Scusate un momento. Pronto? Celia, dove sei? Non avevi già una psichiatra? Psicanalista. Non ha niente a che vedere. E poi quella all'americana è stata una terapia forte. Da shock. Certo. E ti costerà un occhio della testa. Sciocchezze. È un ottimo investimento. Sto già che è una meraviglia. Beh, se è vero dovresti mollarla, la psicanalista. Quello che si investe in salute mentale è poco. E poi a questo punto mi mancano poche sedute. Dopo la potrò lasciare. Bene. Poi voglio fare tai chi. Quello. La faccia a Jordi, la psicanalisi, che ne ha più bisogno di te. È in uno stato, sapessi. Ah, sì? Sì. Questo non è niente in confronto a quello che l'aspetta. Io sono incinta. Che... Oh! Che dici, Celia? Sei sicura? Mm-hmm. Sono di 3 mesi. È di Jordi? Ma certo! Meno male che avevo l'ombrello. Ehi! Cominciavo a credere che fosse un miraggio. Passo i giorni a cercarti. Potevi almeno lasciarmi un numero di telefono, o almeno dirmi come ti chiami. Perché? Voi uomini siete tutti bambocci. Ne faccio meno, io ho la mia vita. Andiamo o preferisci bagnarti ancora un po'? Sicura che vuoi che venga con te? Su, vieni. Ferrer si invola sulla sinistra ed effettua un cross al centro dell'area. La palla viene respinta da Rosario, che subisce un fallo da José Sanchez. L'arbitro estrae il cartellino giallo e ammonisce il giocatore. Il gioco riprenderà con una punizione a favore della squadra ospite. Ma sei ancora così? È domenica. Domenica. Qui dentro c'è un po' di brodo e un buon ricostituente. Eccolo là.
Si può sapere che fai? Voglio una tazza. Eccola. Pulita, prendi. Ecco, sì, è ancora caldo. Ecco fatto. Ma perché fai tutto questo? Aspetta, no, sto già ingrassando. Certo, perché l'alcol gonfia, si sa. E su, bevitelo, avanti, su. Tu devi essere forte. Perché? Non si sa mai. Hai un pessimo aspetto, permesso? Pessimo aspetto? Sì. Guarda questo frigorifero. Nemmeno una proteina, guarda. Non voglio niente che contenga colesterolo. Già, ma a casa mia ti riempi di zampetti di porco, eh? Ma a casa tua è diverso, lo faccio per educazione. Certo, e quando ti sbronzi? Quello è il mio vizio. Jordi, tu hai bisogno urgente di un contorno familiare. Ah, no. Ricomincio un'altra volta. La retta, a una certa età, voi uomini o sapete fare da soli o... o qualcun altro ci deve pensare, Nelly, con tutte le conseguenze. Ah, guardalo, dovresti vederti, sembri un paria. Hai bisogno di una donna. Ne ho già una. Questa casa è la mia casa. Sobria e funzionale, come me. Smetti di essere tanto funzionale e comincerai a goderti la vita. Non lo cap... Tu per caso non penserai che i figli siano cose funzionali, eh? Beh, no, signore, non è così. Sono una benedizione, eh? Ti senti bene, Nelly? Così. Ecco, vedi? Dà una sensazione di pulizia e di sicurezza. Mai sentito parlare di liberazione femminile? Ma certo, un bel imbroglio. Lavorare dentro e lavorare fuori. E non lo dico io, lo dicono le statistiche. Le faccende di casa continuano a farle le donne. Che vuoi che ti dica? È meglio che i ruoli restino chiaramente definiti. Lui porta i soldi e io mi incarico dei figli e della casa. In fin dei conti, è più creativo che andare in ufficio, no? Per inciso, Celia è tornata. Celia? Sì? Quando? Dove? Che t'ha detto? Niente di speciale. Ti prego, Nelly, aspetta, Nelly, dimmi qualcosa. Non so, come sta? Molto bene. Molto donna. Molto donna. Sì? Celia? Ciao. M'hanno detto che eri a casa. Come stai? Bene. Ah, mi fa piacere. No, no, io no. Molto male. Molto, davvero. Quando sei andata via mi è crollato il mondo. Sì, è che non capisco come hai potuto farmi questo. È il colmo. Devi ammetterlo, Celia. T'ho chiamato tutti i santi giorni per un mese. Ah, sì? Non pensavo che potessi prenderla in questo modo. Sì, me ne sono andata senza avvertire, però è stato un impulso. Certo, devi capire che pure io ho la mia vita. È il guaio di non vivere insieme. Non si comunica come si deve, però... Riconosco che ha dei vantaggi star separati, per esempio... Senti, perché non ci vediamo e parliamo con calma? Va bene, se vuoi. Allora vengo da te, eh? No, 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 qui c'è ancora una confusione terribile. Andiamo a bere qualcosa dalle tue parti? No, è che in un bar non mi piace per niente. Senti, perché non mi inviti a cena a casa tua? Qui? Qui? Sicura che vuoi venire qui? Va bene, va bene. A che ora? Non so, alle 9? Alle 9? Bene, vieni, d'accordo. Sì. Lo sai, mi sei mancata molto. Anche tu a me. Thank you.
Ciao. Ciao. Lei è Lolita. Lolita. Ciao. Ma che vuoi? Passavamo di qui. Ah, non se ne parla, ho detto no. Se vuoi va a casa sua. È molto giovane, vive con sua madre. Quanti anni ha? 17. Sono minorenne. Sentito? Portala in un albergo, arrangiati. Ma vuoi che mi sbattano dritto in carcere? È una minorenne. Potrei essere suo padre. O suo nonno. Ora ci provi anche con le lattanti. No, è lei che ci ha provato con me. Come potevo dirle di no? Non lo perdi il vizio, eh? È un vero babà. Allora? No. Jordi. No! Jordi, non puoi farmi questo. E tu allora? Tu allora? Celia è qui e non mi hai detto niente. È una questione di vita o di morte. Adolfo. E va bene, Celia è tornata. Come fai a saperlo? Nelly mi ha detto tutto. È stata qui stamattina. Nelly? Sì. A casa tua? Sì. Che fa la lattante? Prende appunti, ricerca sul campo, antropologia. Studia la nostra generazione. Pare che raccolga molto materiale. Perché mia moglie è stata qui? Beh, a te che ti importa? Ehi. Per stirare. Per stirare? Sì, e ora non fare geloso. Non hai già rimorchiato, perciò va a far baldoria. Buona idea, hai ragione. Ma qui no. Perché no? Vuoi che mi sbattano dritto in carcere? Non vedi che è una minorenne? Jordi. Vattene in un motel! E poi, se lei mi ha piantato. Oh, questo sì che è un vero dramma. Oh, sono tutte vulnerabili e capricciose. Però perché sono così? No, beh, non si sa, ma per te è meglio andare a fare due passi. Tu credi? Sì, vacci subito, se no qui ti roderesti. E se mi prendo un cappuccino? Jordi! E sta bene. Ti lascio la mia casa per un'ora e mezza, non un minuto di più. Un uomo della mia età ha bisogno dei preamboli. Un'ora e mezza. Io sono io, lui è lui. 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 Io sono io. Vieni, non abbiamo molto tempo. Di quanto tempo hai bisogno tu? Squisita questa roba. Che fame, non ti fa mangiare tua madre? Eh? Lei è emancipata, non si occupa di queste cose. Allora, andiamo? La cosa peggiore è che avrà quel disgraziato per padre. E tutti i figli hanno diritto a un padre. L'altro giorno leggevo la Carta delle Nazioni Unite. I diritti del bambino.
Ce ne sono tanti abbandonati. In mezzo alla strada. In Brasile, in Thailandia. Dio mio, non posso sopportarlo. Mi scusi. Succede in gravidanza. Sta tranquilla. Piangi se vuoi. Grazie. Bene, è ora. Tu hai già il mio libro? No, l'ultimo ancora no. Ora ce l'hai. Grazie, Marga. Pago all'entrata. Sì, sono 12.000. Prima erano 10. Ma ora sono 12. Un momento. Arrivederci, fissa l'appuntamento perché ho molti impegni. E le 12.000 del libro, prezzo d'amica, non lo dirà agli altri. Salve, chi è? Che è capitato ora? Racconta. Però. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Come c'è finito lassù? Ah, presto, non ce la faccio più! Ci regga bene! Ma che fa? Vuole ammazzarsi? Stava per metterci tutti nei guai. Non si è vista qui intorno una bella donna vestita di nero? No, qui non si è visto un cane, se ne vada! Sì, se non sfondate anche questo pavimento. Taxi! Salve. Me ne vado. 300, no? Tenga pure il resto. Io ho partorito tre belle creature e mai... Ma così fai rovesciare tutto? Ti procuri un parto podalico! Celia? Non credi che sia ora di parlare con lui? Ancora? Sì, vedremo, Nelly. Ci sto pensando. Devi dargli un'opportunità. Sono sicura che Jordi la prenderà come si deve. Io non sarei tanto sicura. Ma è chiaro che vai a pensare, sfiderei chiunque a rifiutare un figlio. Beh, sì, per gli uomini sono un po' un peso al principio. Perché loro pensano che un bambino faccia una specie di vita solo vegetativa, no? Poi, siccome noi donne giriamo tutto il giorno con quell'odore di borotalco e di latte acido che dal punto di vista erotico non è proprio tanto seducente. Però poi, quando cominciano a guardarti con quegli occhioni, a storpiare le parole, a farti moine, proprio nessuno li resiste. Nelly, non voglio che Jordi viva con me solo perché avremo un figlio. Che importanza ha se è per una cosa o per un'altra? Deve essere innamorato. Già. Non chiedi altro che una cena a lume di candela e Jordi prostrato ai tuoi piedi che giura di amarti con accompagnamento di violini, petali di rose e tutto il resto, eh? Questo è esattamente quello che desidero. Bene, questo sarà la tua tomba. Senti, vuoi degli abiti per mamma? Io ne ho montagne dappertutto. Oh sì, mi fai un favore. Vado. Beh, t'aspetto mercoledì a cena, d'accordo? Mm-hmm. Vuoi che la rivolti io? No. Sai che a me tocca solo un mercoledì al mese, potevi anche scegliere un altro giorno. Perché? Tu inviti i tuoi amici e io i miei. Va bene, va bene. E di, chi viene? Celia. Celia? Come? Cosa? È tutto organizzato, sei un vero serpente. No, 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 no. Chiamala e dille che... No, non ci penso neanche. Lei e Jordi devono parlare, capito? Devono parlare? Devono parlare in questa casa, non possono andare in un altro posto. Ma no, sono i nostri amici, lo sai, è necessario un piccolo aiuto. Un piccolo aiuto? Scassati. Ma Jordi mi ammazzerà. Avanti, ciao. Avanti. Odori da favola. Sì. Gamberi. Andate in giardino. Perché in giardino? E Nelly ha degli invitati. Ci sono donne. Donne? Qualcuna sì. Meglio fuori, così non romperanno. E le zanzare? Le zanzare, dai, andate in giardino.
Sento altri odori da favola. Filetto di manzo. E gamberi. Perché Nelly non ha cucinato anche per noi? Infatti, è tua moglie, no? Non mi sfottere, Jordi. D'altra parte, quando veniamo da te, non ci passi mica l'aragosta, no? Almeno metto i bicchieri. Andiamo, dai, cominciamo o no? Fissiamo un limite di tempo. Poi vediamo. Domani mi alzo presto. Tutti mettiamo la sveglia. Io. Adolfo, puoi aprire tu, per favore? Non posso, tesoro, sto mescolando. Ci vado io. No, aspetta. Mescola tu, vado ad aprire io. Mi scusate, vero? Dovremmo smettere di giocare con gli uomini sposati. Ciao. Ciao. Come va? Celia, ma sei già qui? Che bello. E che cos'è? Ho portato un vinello. Molto bene, che lusso. Chi era? Nessuno. Svelto, che aspetti? Che fretta. Alza. È tutto buonissimo, Nelly. Forza. Prova questi asparagi. Oh, poverina. Non preoccuparti, sono solo i primi mesi, poi passa. Mangia. Però il vino, di vino non ne voglio più. Va bene, fa un po' di posto per questo. Metti. E Adolfo? È mercoledì. Ah, l'odiato poker. Hai detto che passavi? Io non l'ho detto. Ha detto che passava, magari. Ho detto che vedevo. Allora vedi o non vedi? Dipende da chi? A me invece pare che... No, qui non si può giocare, attenti. Ma zitto! A me non devi dirmelo, zitto. Concentriamoci. Si deve saper perdere. Raddoppio. E dove giocano a poker oggi? Qui? Qui? Dove? In giardino. Nelly, l'hai fatto apposta! Sì, è vero. Ma io me ne vado. Non te ne vai per niente. Dovrai pur dirglielo prima o poi, no? No. Non si può avere un figlio come si compra una cosa. Ascoltami. Non è giusto. Devi dargli un'opportunità. Sì, però non qui adesso. Voglio decidere io. Non sono preparata. E proprio per questo fai quello che ti dico. Capito? Tu devi procedere a poco, con delicatezza. Sì? Vieni. Ecco fatto. Andrà tutto bene. Coraggio, andiamo. Vedo. Anch'io. Carte. Ecco. Ciao, ragazzi. Beh, come va la pista? Bene. Carte. Salve. Questa è Celia. Buonasera. Salve. Jordi, tu la conosci. Celia. Ma che succede? Celia. Jordi, vado a vedere cos'è. Tu non vai da nessuna parte. Ma è un'eternità che non la vedo. Dai, siediti. Con te è sempre lo stesso. Avanti, sbrigati. Jordi, non fare storie. Siediti. Non è niente. Due a me. Due. Tre. E me ne dà quattro. Sono quattro queste. Ehi, ma che fai? Scusa. Se non ci concentriamo... Su, forza. Disturbo? Niente affatto. Beh, sì, un po', sai, la partita è... Certo. Posso? Sì. Oh, ci mancherebbe altro. Solo un istante, guardo un po' il gioco e poi me ne vado. 5 minuti. Da sempre mi affascina il gioco. Ma voi fate come se non ci fossi. Ecco qua, vi ho preparato un cocktail stupendo, sentire. Sì, ti do il bicchiere. Per favore, su. Perché mi hai dato una buca così? Qualcuno vede le mie mille. Chi le dà deve prenderle. Ho passato tutta la sera a cucinare. Ah, sì? Jordi, tu che fai? Non mi dire. Allora, giochiamo o no? Sì, vedo. Ah, finalmente, carte. Una. A me invece ne dai... Magari deciditi. Su, coraggio. Allora? Magari. Due. Che hai fatto ai capelli? Scusa. Due. Jordi. Non so se mi piacciono così. Secondo me stavi meglio prima. Come? Ma, come li hai sempre portati? Jordi, scarta, su, sono quante? Sempre uguali. No. Jordi, vedi o no? Senti, quando io e te ci vedevamo... Celia, per favore, non si può continuamente interrompere la partita. Ma, scusa.
Jordi. Certo che vedo, con le carte che ho. Ah, sì? Sono buone? Cosa? Beh, queste figure qui. Sei arrabbiato? No. Però tu non ti aspettavi di trovarmi qui. Vuoi carte oppure sei servito? Non sono servito, no. Dammene tre. Perché ne vuoi tre? Perché è suo diritto, signora. E che in questo gioco può chiedere di cambiare quattro carte. Sì. Quattro? Tante? Incredibile. Celia, per favore. E va bene, dammene due. Adesso due. Due, sì. Va bene, lo stesso, a me uno, andiamo avanti. Posso parlare adesso? 5.000. Oh, maledizione. No, per me. Raddoppio. Io vedo. Io aspetto un figlio. Signori, chiedo scusa, io mi ritiro. Sì, anch'io. Domani devo alzarmi presto. Buonanotte, Nelly. Vi accompagno. Vieni, Adolfo, anche tu devi alzarti. Ah, sì, anch'io. Sempre così finisce il poker? Chi è il padre? Tu, naturalmente. Voglio qualcosa da bere. Io non lo sapevo che sarebbe venuta Celia. Zitto! Dov'è un bicchiere? Lì dentro. Sono già di 3 mesi. Va tutto bene. È un maschietto. Jordi, è un maschietto. Congratulazioni, benvenuto fra noi. Celia, ti preparo la tua roba. Sì, grazie. Su, vieni ad aiutarmi. Sì. E rallegramenti, a tutte e due. No, a me risparmiameli. Andiamo. Oggi esistono altre soluzioni, no? Soltanto se io voglio. I figli si fanno i due. No, tu non puoi obbligarmi. Un'altra volta, bada dove lo metti o procurati qualche salvagente. Che c'entra il salvagente? Io sono un uomo responsabile. Allora assumiti le tue responsabilità. Non è solo mia. Vigliacco! Basta, io non voglio avere un figlio. Ma io sì. Ma io no. Beh, mi pare che la discussione sia arrivata a un punto morto. Vuoi dire punto morto? Nelly, ma perché litigano a casa nostra? Potrebbero litigare a casa loro. Sta zitto. Non hai nessun diritto di impormi un figlio. Questa è un'aberrazione. Senti, io non ti impongo niente. Però Jordi ora è nella mia pancia, non nella tua. E voglio tenerlo, pensala come ti pare. Jordi? Non voglio che si chiami Jordi, te lo proibisco. E capirai, lo chiamerò come mi andrà, tu neanche lo saprai. Nelly, è pronta quella roba? Ah, sì, guarda, ne ho trovato un bel po', guarda se ti va bene. Questo è un po' strano, è per un ricevimento. Ma questo è molto funzionale, molto comodo, perché col crescere delle tue dimensioni può allargarsi così, lo vedi? Questo va bene. E questo, guarda, ah, questo sì che è praticissimo, è il reggiseno per allattare il pupo. Abbassi la coppa, così, zac, vedi? Così non devi denudarti tutta, no? E se no... Me li prendo tutti. Anche questo qui? Sì, tutti. Ti aiuto a fare un pacco, vieni. Jordi, se ne sono andate? Sì. Ah, ragazzo, ragazzo. Con la tua esperienza, commettere un errore come questo. Comunque devi calmarti, eh. La paternità ha i suoi lati buoni, eh. Sì, ma è durissima, ammettilo. Ah... Ti tocca svegliarti in piena notte, non ti lasciano dormire. La domenica devi alzarti presto per portarli tutti al parco. E perché? Se tutti i figli finiscono per odiarti e drogarsi e diventare dei barboni. Non è vero, qualcuno riesce bene. Il mio no. Che faccio? Non so, ma credo che dovrai sposarti. Ah, no, no. Questo mai, nemmeno con la forza. Se si sente una donna emancipata, che lo sia, ma con tutte le conseguenze. Non sono tanto autonome? Beh, si prende in carico il figlio. Io passo. Passo? Oh, sì, sì, è una posizione. Passo.
Sa cosa le dico? No, dica. Ascolti bene quello che voglio dirle. Noi non contiamo niente. Niente. Niente, niente di niente. Sì, è così, sì, sì. Che stavo dicendo? Ah, sì, non contiamo niente. Perché dovrei tenermi un figlio che non ho cercato? Perché è sangue del suo sangue. Non vorrà che una parte di lei si riduca come questi. Demagogia, blateramente inutili, è tutto imposto, tutto prefabbricato. Tanto vale che ne beva un altro. Dia fondo a questo. Sì. Non contiamo niente. Buongiorno. La dottoressa Morel? Si accomodi. Ha un appuntamento? È una visita personale. E cosa crede che siano le altre? Senta, io sono una persona normale. La dottoressa stamattina è molto occupata. Va bene, aspetterò. Verso l'orgasmo con tenerezza. Buonasera. Un po' in anticipo, è che non mi sento molto. Come? Sono un po' in anticipo, non mi sento molto bene. Però ha un ottimo aspetto. Venga, venga. La seduta precedente sta per finire. Somigli molto a tua madre. Mi diceva sempre mio padre. Somigli moltissimo a tua madre. E lei mi diceva, tu non sei un uomo, sei una femmina sbagliata. E mio padre diceva a mia madre, tu non sei una donna, sei una specie di uomo. E io mi chiedo, sono uomo o sono donna? Per caso sono un simulacro di uomo o una femmina sbagliata? È una domanda appassionante. Risponderemo alla prossima seduta. Per oggi è sufficiente, seduta? Più che sufficiente. Fissi l'appuntamento in segreteria, sono 12.000. Che fai qui? Così misteriosa e tutta fuoco, eh? Non vorrai fare una piazzata. La donna torbida, enigmatica. Fuori di qui immediatamente. La vampira della notte, eh? Calmati, tranquillo. Vuoi che ti picchi un pochettino? Eh? Ma sei pazzo! O preferisci un orgasmo con tenerezza? Lasciami, o uno epidermico? Celia Sugranias. Celia, dove mi nascondo? Lì dentro. Prendi! Salve. Così tu conosci Celia, ma eh? Che? Beh sì, un po'. Non sarei tu il padre di quella creatura, per caso? Neppure per sogno, non sono il padre di nessuno. Però che ci fa Celia qui? Racconta i suoi problemi come tutti e in più ha un uomo vile e ipocrita. Questa è una bugia. E non parlo di altre cose. Che t'ha detto? Tutto, l'onorario è molto alto. Che mi importa, io voglio sapere. Io voglio sapere tutto. Ho che bisogno fai? Di sapere cosa Fermo. Ti dice. È chiaro, lo esigo. Io esigo di sapere cosa no. succede. Sì! Ah. Ecco, Celia Sugranias, è lei. Divisione tra ego superiore e alter ego. Che vuol dire? Cioè blocchi intermittenti a livello meta-emozionale. Meta-emozionale? È impazzita? Mi ama? Di chi è il figlio? Segreto professionale. Ah, sì? Fobie orientali. Ma cosa Il mio incartamento di sicuro ce n'è uno. No, no! Marga, mi stai compromettendo. Io devo sapere se sono pazzo. Questo è evidente! Oh. Sei là dentro? C'è qualcosa che non va. Scusa, stavo facendo un po' d'ordine. Lo sai quante cose si accumulano. Celia, ti trovo molto bene. Però io mi sento a pezzi. Ho a lungo studiato il tuo caso e ti trovo meglio, notevolmente meglio. E oggi sarà come se fosse una visita di cortesia.
Come? Dici davvero, Marga? Al punto che non voglio essere pagata, d'accordo? Va bene. Il tuo percorso è stato molto favorevole. Ti sei trasformata nel tuo intimo. Sei una donna forte ora, coraggiosa, equilibrata e con una chiara identità sessuale. Sarai una madre non sposata. Alleverai un figlio da sola per decisione propria. Per decisione propria un corno. A me piacerebbe che mio figlio avesse un padre. Non ti dispiace, vero? È che sono così abituata ormai. Un padre. Un padre per vivere con lui, per vederlo crescere e condividere tutte le soddisfazioni dell'infanzia. Io so già che il tempo passerà. Mio figlio crescerà, per lui il tempo cancellerà tutto, ma io non potrò mai dimenticare il padre di mio figlio. 7 anni non li elimini con la spugna, tanto meno quando un figlio non fa che ricordartelo tutta la vita. Senti, Celia, un momento però. Sì, lo so che c'era anche il lato frustrante. Però la mancanza di solidarietà di Jordi, di impegno nella vita, le sue meschinità... Certo, non parliamo poi di sesso, che non è proprio la cosa più interessante di Jordi. La verità è che non è mai stato bravissimo in amore. A volte mi inventavo perfino gli orgasmi, però solo di quando in quando. Siccome sono tanto contenta di vedere che godi e sono tanto infantili e vanitosi... Beh, insomma, non è mai stato un amante molto appassionato. Si limitava a una volta alla settimana, punto e basta. E nemmeno è molto per un uomo della sua età, credo. No, il normale sono 3 o 4 volte ogni settimana, perlomeno. E poi era molto prosaico, senza immaginazione. Dovevo fargli sempre le stesse cose. Ma è un po' diversa e veniva pensando sempre ai fatti suoi. Di me non gli importava niente. Celia, questo va affrontato in una seduta speciale. Andiamo. Continua così, cerca di stare tranquilla. Bene, fissa l'appuntamento, eh? Arrivederci. Sono 12.000. Ma avevi detto che stavolta non... Sì, per questa volta. Però anch'io devo vivere, eh? Non sempre è bene sapere la verità. Ehi, Jordi! Jordi! Adolfo, mi arrivi come un dono del cielo. Sì, ma io volevo chiederti... Con te immediatamente, su, beviamoci qualcosa. Sono nauseato delle donne, più che nauseato. Ma di chi? Di tutte e due, cazzo. Marga mi ha ingannato vergognosamente. Allora? Ciao, Jordi. Passavamo di qui e volevamo farti una visitina. Certo. Lei deve andarsene. Jordi, facciamo una sveltina, poi ci beviamo qualcosette. Deve andarsene. Perché vuoi fare l'amore con lei? Non lo sai che ti fregherà? Ti vampirizzerà? Ti succhierà il sangue? Ti rendi conto che sono tutte false? Abbi pietà di me. La macchina è troppo piccola. Mi rattrappisco e lei è così alta. Beh, comprati la Mercedes. Jordi, un po' di compassione. No, Jordi! E va bene, pagherai le conseguenze. Una sola ora. Ma dove vai? Tu sei pazzo. Sì. È solo un'ora. Mezza. Jordi. Va bene. 1000. No, stavolta passo. Me ne vado. Anch'io me ne vado. Oh, che serata di merda. Le tenevamo sotto i piedi. In cambio adesso non ci ammirano, non ci rispettano né niente. Solo sesso pretendono. Ma di che parlate? Di donne. Boh, dammi le carte. Non abbiamo più speranze. E non darci più il tormento, per favore. Io non do il tormento a nessuno. Ma tu stai peggio di me. Da quando tua moglie ha preso il largo con un altro. Con un altro e con la cassa. Ma che dici? La verità è che stai uno schifo e che da allora nessuno ti sopporta. Non mi ha lasciato mia moglie, se n'è andata di casa, che è molto diverso. Nella cassa c'erano 4 soldi. Adolfo, per favore, non voglio liti a casa mia. Scusati subito. Scusa se tua moglie se n'è andata con un altro e con la cassa. Io questo l'ho ammazzo. Ha tentato di volta il cervello. Ma che gli prende? Su, non esagerare. Non esagerare? Tu pensa a tua madre. Senti, tu mia madre non la nomini. E non rompere con tua madre. T'ho già detto di non nominarla. Noi non abbiamo nessuna colpa se tua madre ti tiene al guinzaglio. Non mi tiene al guinzaglio nessuno. Vabbè, ma cari, lo sa tutto il mondo. E perché? Non posso vivere con mia madre? Adesso che lo dici, a 47 anni non mi pare normale. Cos'è che non è normale? È anormale un buon figlio? Io credo che abbia ragione. A me pare normale che viva con sua madre.
E certo, io non vivo con Nelly. Porca... Ma cari, tu non mi toccare, canaglia. Come canaglia? Sì, un uomo che mette incinta una donna e non se la sposa è una canaglia. Avete sentito che mi ha detto? Beh, da una parte ha ragione. Perché il figlio è tuo, no? Cosa insinui? Beh, vallo a sapere, perché a volte, non so, succede. Chiaro che è mio. Che pensate? È mio figlio. Credo. Sapete che vi dico? Me ne libero. La rimando a scuola. Voglio restare con Nelly. Lei sì che è importante. E per giunta è minorenne. Voi non avete idea. Aveva carattere. E un corpo. Le piaceva scopare negli ascensori. Di chi parla? Di sua moglie. Ah. Anch'io sono stato sul punto di sposarmi. Era una ragazza stupenda. La domenica andavamo a vedere il sole sorgere sulla spiaggia. E? E mia madre le fece una guerra. Ah. Scusate, ragazzi. Sono finite per me le partite. Dovete trovarvi un sostituto. Ah. Non bevete tutto il whisky. Senta, senta! Cameriere! Non mi riconosce? Sono quello che perdeva le donne. Ora le ho ritrovate. Tutte e due? Insomma, andiamo a bere qualcosa, glielo racconto. Sono stanco morto, meglio che vada a dormire. Anch'io ho passato la notte in bianco. Ah, non per lavoro. È che presto sarò padre. Ah, congratulazioni. Sì, che bello. Per me è molto importante, non creda. Jordi Garcia... Padre, dà importanza. A me no, ne ho sei. Sei? Sei? Deve essere favoloso. Come va? Beh, lei lo vede. No, lo capisco, la paternità implica qualche rinuncia e da subito già so che certe cose non le potrò fare. Finisce una vita e ne comincia un'altra. Però in fondo che sono le rinunce se non una forma diversa di libertà? Perché la paternità ha i suoi lati buoni, no? Diciamoci la verità, in realtà quello che ci schiavizza sono i dubbi, le indecisioni. Fino a poco fa ero uno schiavo abietto, ero immerso in un mare di dubbi. E invece ora sono, come dire, sono... Qui noi ci separiamo, eh? No, senta, non mi starò sbagliando. Faccio bene, no? In ogni modo, accadrebbe lo stesso. È proprio quello che pensavo io, sì. Certo, perché da vecchio è ancora più difficile, no? Invece adesso sono ancora forte, giovane e pieno d'energia e se mi devo anche svegliare in piena notte... La prenda con calma, giovanotto. Questo lo lasci alle donne. Le madri lo fanno meglio. Certo, questo è vero, che si svegliano loro. Sì, meglio. Ecco. Senta, e come glielo dico? Dirle che cosa? Che voglio essere padre e stare con lei, non so, le cose che si dicono in questi casi è che non ho esperienza. Sarà meglio che beviamo quel bicchiere. Andiamo. Da questa parte? Ah sì, prenderemo cioccolato e churros, offro io. Va bene, ha qualcosa per scrivere? Queste cose bisogna scriverle, sa? Ha ragione. Certo che ho ragione. Che impressione le farà una lettera del genere? Sono sicuro che... Ti amo e voglio vivere con te. E voglio bene anche a tuo figlio, a nostro figlio, perché è mio. È mio figlio, lo so. Oh, Celia, come hai potuto credere che mi sarei separato da te? Ah! Ah! Da nostro figlio. Ti amo. Mai ho cessato di amarti. Perché te lo meriti. Perché... Attenta, un po' più piano, per favore. Perché sei meravigliosa. E voglio coprirti di baci. Jordi, piangevi tanto, lo vedi? L'avevo detto che avrebbe fatto il suo dovere. Come sono felice, Celia, davvero. Pensa che bellezza. Porteremo i nostri figli a passeggio. Sarà fantastico. Cominciavo a credere di essere l'unica madre della città. Ceniamo insieme a casa sua stasera. Ma ha detto che mi sbalordirà, pensa. Cosciotto d'agnello al porto e asparagi in salsa mornay.
Benone, il ragazzo va forte, facciamo a cambio. Anche se la cena non sarà buona, non gli dirò niente. Molto bene, vedo che comincia a imparare a manovrare le cose. Sono sicura che sarete molto felici. Ho deciso cosa sarà il mio regalo di nozze. Cosa? Non ci penso per niente a dirtelo, sarà una sorpresa. Che fai qui? Vengo a dirti addio per sempre. Fai un viaggio? Io no, tu. Io? Ti sposerai, diventerai padre. Sei un uomo morto. Che esagerazione. A livello erotico, sì. Non si può avere tutto. Tu credi? Avvicinati. Niente affatto, lo so come va a finire poi. Hai paura? No. Qui c'è la camera da letto. No. Lo sai cos'è capitato a Pinocchio? Che gli è capitato? Quello che sta capitando a te. Sto aspettando Celia. Non preoccuparti, ho un appuntamento anch'io. E va bene, ma solo un momento, eh? Lei sarà puntuale. Sarà un addio al celibato. È proprio quello che pensavo io. Cosa fai? Tu cosa credi? Ehi, aspetta un momento, no, no. Lasciati andare. Oh, no. Celia. Non può essere. Ciao. Ciao. Vino verde e Cabernet di California. E un regalo per te. Per noi due. È molto presto. Guarda come sto. Sì, infatti vedo. Che cosa fai? Stavo togliendo la polvere. Beh, non mi importa. Rileggerò la tua lettera. Tesoro, non sapevo che scrivessi così bene. Però è un po' goffa, no? Beh, un pochino, sì, però. L'hai scritta tu e mi hai intenerito. Sì. Beh, allora non vuoi farmi entrare? Va bene, sì. Hai fatto una buona pulizia. Sì, ma non ho ancora finito del tutto. Metti il vino in frigorifero. No, è meglio nel sacchino del ghiaccio, lo sai dove sta. Sì. Bene, io intanto finisco di spolverare. Che meraviglia quest'agnello! Non vuoi vedere il regalo? Che regalo? Il mio regalo! Ah, sì, sì! Ce la dedica a noi. Ah, che finezza! Chi è?
La mia psicanalista. Ah. Non la conosci? No, e dovrei conoscerla. Ma è una celebrità. Non me la faccio con certa gente. Ma, Jordi... Con questo tipo di personaggi, con le psicanaliste, eccetera. Ma... Ti amo. Anch'io. Tesoro, vado a vestirmi. Sorvegliami l'agnello. Sì. L'agnello, tesoro. Il resto poi si vedrà. L'agnello, sì. Andiamo a dargli l'ultimo tocco. Ti amo, tesoro. Vediamo un po', eh. Alla fine riusciremo a fare di te un uomo. Sei un conservatore. Il classico marito da giornale pantofole, già ti vedo. Grazie, tesoro. Però... Sbucciami queste arance, eh? Perché? Per l'arrosto. Piatto del giorno. Oh. Agnello all'arancia, eh? Quante ne sbuccio? Tutte. Agnello all'arancia? Jordi! 100! Puoi venire un momento? Sì! Eccomi! Mi sembra uno striptease a rovescio. Sì, una mania. È un po' di tempo che ho un sacco di manie. Dovrai accettarmi come sono. Che volevi? Le arance affettate o... Basta con le arance. Ho detto basta. Io voglio che non lavori più in questa cucina. A partire da oggi, le faccende domestiche sono cosa mia. È chiaro? Jordi. Io voglio che non lavori più in cucina, che non lavi i pavimenti nelle scale. Va a guardare la televisione. Ho letto molti libri sull'emancipazione della donna e sai, mi hanno quasi convinto. Tu siediti qui come una regina, eh? Ti amo. Jordi! L'agnello! Che ha fatto? È in fiamme! È in fiamme! Dio, Dio! Che hai fatto? Io non ho fatto niente! Niente! Sta tranquilla, ti perdono. Dovremo cenare fuori. Oh no, m'ero fatta tante illusioni. Pensa a me, ho passato tutto il giorno a farlo. È destino che stasera non dobbiamo cenare a casa. Bene, un minuto e vado a finire di vestirmi. No, ho un'idea migliore. Un'idea? Mm-hmm. Ah. Tu siediti qui. Beh. Faremo venire la cena dal ristorante. Qui a casa? Sì. Così beviamo il nostro vino e perciò risparmiamo. Conosco un ristorante favoloso, molto intimo, si mangia che è una meraviglia. Ti invito io, davvero. Sarei felice di farlo. Jordi, so che odi tutti i ristoranti e specie se paghi tu. In fondo in questo avevi ragione, dobbiamo risparmiare. E non siamo più soli. Sì. Ah, eccolo qua. Ah, vedrai che meraviglia. Jordi! Che succede, no? Non è come credi. La foto! Ah, sì. Che pensiero, Jordi? L'ho messa lì perché tu venivi. Voglio dire, devo vederti continuamente, anche se non vieni. Bene, vado a mettermi i pantaloni. O a tentare, almeno. Pronto? Sì. È vero che ti sono mancata molto? Naturalmente. Tu cosa credi? Anch'io ho i miei sentimenti. Era ora. Quando sono partita per quel viaggio e ritorno ti ho domandato se ti ero mancata. Ti ricordi che hai detto? No. Che ho detto? Di no. Ho passato tutta la notte a piangere. Perdonami, cara, sono stato un bruto, ma sono cambiato molto, davvero. Anch'io molto, perciò me ne sono andata. Non potevo continuare in quella maniera. Per rispetto per me stessa e per te. Tu non puoi amare una donna che è sempre così docile e sottomessa. Ah, no? Volevo dire, ah, no, chiaro, mi sembra giusto, no? Adesso io so bene quello che voglio, ma so anche che non posso rinunciare a quello che sono. Certo, tesoro. Il telefono? No, è quello dei vicini. Oh! Ti desidero, tesoro. Vado a... Tu non vai in nessun posto. Sì, sì. La cena. Sì, pensaci tu. Tu sai che cosa hai ordinato. No, niente affatto. Jordi, basta con la tirchieria. Hai detto che avresti pagato tu e pagherai tu. E poi non siamo più soli. Siamo in tre. Sì. Certo che siamo in tre, se lo sapessi.
Salve, collega. Lolita mi ha chiamato. Passavamo di qui. Sei matto? Celia è qui. Celia. Credevo fosse la cena. Celia, come stai? Lei è... Maria Dolores. Sì, sì, è la figlia di un mio amico. Stiamo facendo pratica insieme. Sta imparando il lavoro. Sì. Che lavoro? Ciao. Tu non ti muovere, aggiusto tutto io in un secondo. Se vogliono far pratica, vadano in un altro posto. Adesso non cominciare. Sei pazzo? Celia lo racconterà a Nelly. Sparisci insieme alla tua scolaretta. Ma non mi sembra il caso, quella capisce subito. Vattene! Questo tuo amico è straordinario. Non hai uova ripiene oggi? Uova ripiene di cosa? Uova alla parmigiana, sì. Si cuociono al forno. Sì, sì. Bene, la compagnia è fantastica, però noi... sì, andiamocene, piccola sola. Andiamo. Ma non andiamo a... Un altro giorno va, un altro sì, giorno. Sì, ora è meglio che noi... Con te non c'è speranza, è accidenti. Che cosa fai adesso? Chiamo mia madre, forse posso cenare con lei. Chiama la mamma. Adesso se ne vanno. Pronto? Sì, sì, come dice... Parli più forte, per favore, c'è un'interferenza. Come? Eh? L'Accademia di Belle Arti. Ah, che? Restaurare un affresco? Che affresco? Di chi? In che stato? Che dice? È rovinato? Sì, c'è un'interferenza. Mamma mia! Celia, no, aspetta! Non entrare in camera, c'è ancora da fare, sai? Di quella donna non mi importa niente, te lo giuro, assolutamente niente. Tu sei l'unica donna della mia vita. Io neanche la conosco, neanche so chi è. Me la sono ritrovata legata in camera, deve essere di un'agenzia. Sorpresa! Regalo di nozze. Sono venuta a farvi gli auguri. Adolfo non è venuto perché è sempre così impegnato, poveretto, ma anche lui si congratula. Ah. Celia! Non mi dire che avete litigato un'altra volta. Nelly, per amor del cielo, vattene ora. Per favore, dopo ti racconterò. È successo un disastro. Levati di mezzo, voglio passare. Devo sapere cosa le hai fatto, poverina. Celia! Celia, posso? Che cos'hai? Nelly! Oh, Celia, mio Dio, non piangere, per favore. Non è successo niente. Celia! Jordi, manca una chiave. Già. Che bonona, eh? Nelly è qui. Nelly? La mia Nelly? Sì. E che ci fa qui? Rompere, come te. Non piangere più, tesoro. Jordi, m'ha visto? Garantito. Dove vai? Me la squaglio. Ah no, amico, non mi lasci solo. Tu ti sei messo nei guai con Celia. Adolfo, eh? Adolfo! Avevi! Ma appena raccontato tutto, Celia, svergognato, voglio il divorzio, ma otterrò la casa e i nostri figli. E 80.000 pesetas al mese per ogni figlio. Siccome sono tre, fanno 340 al mese. Vattene se non le prendi. E poi l'ipoteca la paghi tu, capito? E discutete, litigate, arrangiatevi. Ma a casa vostra, eh? Che svergognata. Io studiavo mentre tu... Non mi sembra che sia tanto leale, sei d'accordo? Oh. Non vedo perché dovrei, sono tua madre. Però, tu che ci fai qui? Celia, amore mio, non ci fare caso, sono tutti matti. Tu capirai che dopo tutto questo non metterò a mio figlio il tuo nome, vero? Non bisogna portare le cose a questi estremi, e poi anche mio figlio. È la prima volta che ti tradisco. Ma davvero credevi che in tutti questi anni non mi fossi accorta di ogni volta che me l'hai fatta? Te lo puoi scordare adesso. Ma se ti si legge in faccia, coglione. Ehi, e perché non me lo dicevi? Con quello che mi costava inventare scuse. Crescerà con me, non lo saprà neanche chi è suo padre. Calmati. Sì, sì, lo saprà. Gli dirò che era un pervertito, un torturatore di donne. Ma sei lei che si lega da sola. Gli dirò che suo padre è... Da oggi in poi. Adolfo. Adolfo, Adolfo. Proprio Adolfo che è un irresponsabile. Ah sì? E chi credi di essere tu? Io sono una vittima. Ecco cosa sono. Una vittima. Di chi? Se posso saperlo. Celia, andiamocene. Questa non è roba adatta per un bambino. Celia. 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 Andiamo. Su, devi rassegnartela. Neanche questa. Nelly, tu devi ripensarci. Sì, come no? Grazie. Che sollievo. Ehi, dimmi una cosa. Da quando in qua sei minorenne? Ormai hai 20 anni. Niente, glielo faccio credere. E loro si eccitano. Ah, impari presto. Marga? 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 Ragazze, avete fretta? Avanti! Più in fretta! Di più! E non bisognate di smettere! Qual è il traguardo da raggiungere? Sapere cosa vogliamo!
Qual è l'ultima meta? Crescere e maturare! Come? Crescere e maturare! E tu? Dove credi di essere? È che ho le piaghe alle mani, guardi. Va nell'altra fila, di netto. No, non ha una cremina? No. Siete dei buoni a nulla! Senta, a lei non fanno male le mani. Cazzo, ma a lei che ci fa qui? E lei? Perché io? Però lei... Beh, sono qua. E la sua famiglia? I suoi figli? Figlie? Sono loro che mi hanno messo qui. Dicono che devo riciclarmi. Ah, ma qui non ci sono donne. Meglio, no? Ragazzi, bisogna dire a Peter di non battere il mio materasso. Ehi, io te l'ho detto, è il mio quello, eh? Niente affatto, me l'ha dato mia madre. Ehi, dite un po', ma non vi fanno male le mani? Le mani? Ehi, fa che scappo! Forza! Qual è il traguardo da raggiungere? Sapere cosa vogliamo! Qual